Fabbrica, sto qua col carissimo Vlad per un altro video insieme. Ci troviamo nello Zara grande di Roma, qua al centro, e abbiamo deciso di fare una specie di ricerca, potremmo chiamarla così, no? Ovvero, cos'è e quanto costa il pezzo più costoso di Zara, che sappiamo benissimo è un retailer di fast fashion. Quindi uno dei loro obiettivi per vendere a grandi volumi è avere tutta roba a bassissimo costo. Adesso siamo al piano uomo e dobbiamo sgamare, anche per curiosità, anche per toccare i materiali, per capire se c'è questa differenza di prezzo, qual è l'oggetto più costoso che produce e che vende Zara. Non è così facile quanto sembra, perché hanno politica sui prezzi che riescano a non superare una certa soglia. Quindi noi dobbiamo provare a cercare un oggetto che supera questa soglia del prezzo, che è difficile in realtà. Quindi adesso ci mettiamo alla ricerca e cerchiamo di trovare appunto il pezzo di abbigliamento, magari anche un accessorio, non lo sappiamo, un paio di scarpe, più costoso che vendono a Zara per quanto riguarda la parte uomo. Iniziamo questa ricerca dell'arca perduta. Che merda è? Questa è decisamente una delle cose più costose. Non si capisce bene cosa siano, sembrano delle sneaker e spadrillas. Tipo di tessuto. Sembrano le Stan Smith knitted. Esatto, le Stan Smith knit, però deformi, poverine. Sono state partorite male. Sì, 39,95 euro. Qua ci dovrebbe essere uno zaino abbastanza costoso, che ne dici? Vediamo. Anche se mi sembra 59, tinta pelle. 59,95 60 euro. Quindi niente, neanche questo. Flop. Penso sia, a meno che tutta la roba di Zara non stia a meno di 50, cioè non stia tutta sotto i 60 euro. Questo anche finta pelle, ma questo è quello, mi sembra finta pelle, fa veramente schifo. 59,95. Sono tutti i numeri che finiscono 9,95 per non arrotondare, che così sembra 50 euro ma in realtà sono 60. Certo. Questo è 5. Occhiali plastica. Sì, 25,99. No, gli occhiali stanno tutti sui 25,99. Plastica. 59 anche questo. Sembra. Sembra che ammosso. Sì, ma è proprio. Ciao. Bra. The fuck is this shit? Sembra carta igienica questo materiale. Carta igienica, attenzione. Sì, molto cheap. Non provi neanche piacere a toccarlo con le mani, ci viene la voglia di lavare le mani. Questa sembra di pelle vera, come ho tratto. Leather tender. Allora, sì. Prego, di quale pantaloni? Leather. Finalmente siamo campioni, abbiamo trovato qualcosa di pelle vera. Qualcosa di pelle vera abbiamo raccattato. Prezzo c'è? Prezzo mi sa che non c'è. Forse non c'è il prezzo per non spaventare tra le virgolette. Grazie. Sì, però io dubito che costa sopra 100 euro. O forse costa 99 euro, 99,95. Probabilmente è così. La materia prima più costosa che viene utilizzata qua al momento abbiamo trovato soltanto le borse, quindi dobbiamo cercare magari qualche altro accessorio, cioè borsa o qualcosa del genere, che è fatto in pelle vera e che c'è la possibilità che superiamo la soglia. Magari una giacca di pelle vera. Questa è pelle vera? Pelle no? Vera. Pelle non vera? Si vede bene. 25, però è bellino. Che è velluto? Sì. No, è viscosa. Viscosa, giusto, viscosa. Ecco che carino questo. Mettila qua, oh quanto cazzo flexo! Forsello di che cosa è fatto? Madonna, di lacrime dei bambini. Di lacrime dei bambini vietnamiti. Sì, sì. Sweatshops. Non cascare. Occhio, finisce di sotto. Pelle vera 79. Aia, qua forse abbiamo un vincitore. Ha superato la soglia di 60 euro, quindi. 79,95 per questa borsa tipo shopper di pelle vera, almeno al tatto sembra vera. E se avviniamo anche a questa cosa che è no, sì, anche di pelle questa sono 49,95, quindi la combo e combo sopra 100 euro. 120, quasi 120 euro. Grandissima realizzazione. Però dai, alla fine questa sembra veramente una pelle di scarsa tutto qualità, questa, però questa. Sembra di gomma. Sembra il materiale da quale fanno la trippa a Firenze.
Qua c'è un cappotto, questo supera. Aspetta, la prova non quello sul manichino, cerchiamo. Pure le scarpe mi sembrano di pelle vera, aspetta. Sì. Sì. Leather, vera pelle, vediamo quanto vengono. 79,95 per queste loafers, questi mocassini. Qua Vlad ha trovato il cappotto sul manichino, è questo, no? Sì, ma non vedo il prezzo di questo, sono pantaloni. Il no. Abbiamo notato, quindi se qualcuno di Zara sta guardando, su diversi articoli non ci sono proprio i prezzi. Cioè c'è il cartellino ma i prezzi non ci sono proprio. Cioè qui i prezzi... no, aspetta un attimo. Eccolo. Quanto costa? 99,95. Attenzione. Cioè per attenzione. Non dire che sono 100 euro. 99,95. Quasi 100 euro, attenzione. Quasi 100 euro, pazzesco. Guarda che cuciture meravigliose. Guardate quanto sono fatte bene. Qualità. Made in Italy 100%. 69, no? Anche questi mocassini di pelle che loro dicono sia vera, anche se un po' plasticosa. Molto plasticosa. Comunque 79,99. Quindi per ora la cosa più costosa che abbiamo trovato è quel giaccone, quel trench di cotone da 100 euro. Questa suola è incollata proprio. Perché non c'è, non vedo la, dove. Non vedo proprio dove l'hanno attaccato. Sì, questa è incollata. C'è una finta cucitura, c'è una, sotto, ma... c'è una finta cucitura, infatti. La cucitura è finta, è solo estetica. Cioè, guarda, è proprio la stampa della gomma. Sì, cioè, sì, in realtà la cucitura dovrebbe essere da qua e qua. Esatto, deve riprendere tutto questo strato. Invece è solo stampata nella gomma, come se fosse un filo finto. Cioè, poi dopo questo qua dovrebbe essere la pelle, a occhio, però anche una gomma che... No, è gomma che sembra, c'ha il colore di una pelle. Sì. Bravi, eh? Bravi Zara. Questo dovrebbe sembrare di pelle vera, mi sa di sì perché c'è il cartellino. 99 euro pure questa. Niente, sembra che si fermi tutto a 99 euro. Questa ricerca per l'oggetto più costoso prodotto da Zara e anche sperando quello che vale di più a livello di tessuto e di fason di manifattura, 70. Niente. Tutti sotto 100 euro, 99,95. Sembra veramente una ricerca di... Adesso stiamo scendendo verso piano donna, perché la roba da uomo si ferma a 100 euro, a 99,95. Ho chiesto anche alle commesse, mi hanno confermato questa faccenda. Però forse il reparto donna qualcosa c'è. Andiamo a vedere. Borse da donna, ancora 25 euro, ancora vicino. Blazer ricamati. Questo ricamo, magari costano un po' di più, vediamo un attimo. Andiamo sopra le 100. A me c'era pure. Giacca di pelle finta, ovviamente. 39,95. Siamo ancora più sotto. Guarda. Per carità, non comprate giacche di pelle finta, vi prego, perché è veramente una cosa nociva e terribile. Niente, 39,95. Sembra che la roba da donna costi ancora di meno di quella da uomo. Che è strano, perché sicuramente avviene il contrario. Forse loro puntano sul fatto che, visto che ci sono, allora, due piani da donna e un piano da uomo, quindi da donna vendono di più e hanno prezzi più bassi per dare via tutta la roba, forse questo è il fatto. Sì, ma cioè, così. Concentrano sul fatto vendere di più oggetti almeno al prezzo più basso. Il che è strano, perché appunto, come dicevo prima, nelle griff di lusso soprattutto la donna ha un prezzo sempre più alto rispetto a abbigliamento simile da uomo. L'incontrario. Qua è il contrario, sì. Ad esempio ci stanno camicie di Saint Laurent in seta che da uomo costano 500 euro e magari la versione da donna che addirittura utilizza meno materiale perché è più piccola, 750 euro come pricing. Qua roba diciamo da festa glitterati con i cosiddetti le cosiddette pagliette. 59,95, assurdo. Riescono a fare praticamente dei prezzi bassissimi su qualsiasi cosa, anche su abiti un minimo elaborati come questi. Questo potrebbe essere una cosa costosa, dove è abbastanza un cappotto doppio petto abbastanza lungo. Abbiamo il vincitore! Abbiamo il vincitore, ragazzi, attenzione, 129 euro per questo cappotto di Zara, che almeno al tatto, boh, non mi sembra niente di che.
C'è scritto handmade, che mordì? Oh, handmade mano. With tears. Fatto con le lacrime dei bambini vietnamiti del Bangladesh. Vediamo la composizione però. Non è imbottito. Mancano tipo le targhette, possibile? No, possibile, no, del genere. Ok, vai, reggi l'altro, vediamo un po'. Made in China, polyester. Aspetta. Allora, è un 52% poliestere e 48% lana. Quindi essendoci della vera lana, diciamo, dentro, è questo che fa schizzare il prezzo di questo cappotto fino a 129 euro. Se no starebbe a 99-95. Esatto, come tutti gli altri. E questo è il vincitore, attenzione, abbiamo trovato la cosa earblood più costosa che puoi comprare dentro Zara. Innanzitutto è un pezzo da uomo, ma un pezzo da donna, un cappotto doppio petto, che è misto lana e poliestere. Forse i prezzi più alti sono durante l'inverno. Sì, durante comunque l'inverno, c'è una roba più pesante, quindi... cappotti più pesanti, con più materiali più pesanti, magari arrivano, ne so, anche a 150-160 euro. Sì. Eccoci qua. E abbiamo compiuto questo giro di ricognizione da Zara per scoprire il pezzo più costoso prodotto da Zara, che era quel cappotto blu da donna che abbiamo visto alla fine. Che era mission impossible, perché a parte le cose che avete fatto nel video, poi fate conto, noi ci abbiamo girato tipo un'ora quasi Zara per trovare, cioè pensavamo di stare proprio incollati al fatto del 99-95, però alla fine abbiamo proprio, mentre siamo quasi arresi e stavamo uscendo dal negozio, c'era quel mitico cappotto 129. Sì, perché tutto il resto, cioè il video ovviamente è tagliato, non include tutto il giro che abbiamo fatto, però quasi tutta la roba si assestava su i 60-70 euro. Borse 29,95. Sì, il fatto era, la cosa divertente è che nel reparto donna non esistevano cose in vera pelle, mentre nell'uomo ci stava qualche pezzo come i mocassini e le borse, quelle un po' da lavoro, da ufficio. La parte da donna non includeva nulla in vera pelle, neanche le borse. C'erano borse in finta pelle da 25 euro. E regà, perché Dio, non comprate roba in finta pelle, perché è una cosa che veramente usa e getta. Quindi mi raccomando, questo è un consiglio che vi do. A volte c'è anche un timer autodistruzione, cioè portate tre volte e vi si distrugge in macchina lavatrice. Quindi direi missione compiuta, magari nel prossimo episodio, se vi piace questo, andiamo in giro per H&M oppure Bershka per trovare la cosa costosa prodotta da questi retailers di fast fashion, anche per poi darvi dei consigli su cosa comprare o cosa non comprare a livello dei materiali, a livello di produzione, perché comunque sia anche in questi negozi qua, come avevo fatto vedere altre volte, ad esempio in quel video in cui c'era quella giacchetta mia con quella dietro ricamata di Zara, a volte si trovano dei pezzi di buona manifattura. Sì. Comunque una delle cose carine che abbiamo trovato da Zara sono state delle magliette, così camicie a manico corta, viscosa, con un print molto quelle carino. Hawaiiane tipo, sì, per l'estate, sì, perfette, sì, per l'estate. Sì. Che mi ricorda un po' ciò che ha fatto Louis Vuitton, sì, ultimamente, però ovviamente... Questa camicia a maniche corte qua 29 euro, camicia da Louis Vuitton 1300 euro. Esatto, sono in seta quelle LV, mentre qua erano in viscosa. Direi che per questa puntata è tutto, mission accomplished. Yes. Di trovare la cosa più costosa di Zara, oltre 100 euro addirittura. E da Federico per oggi è tutto, ci becchiamo prossimamente anche da Vlad. Mi raccomando, poi check out della descrizione del mio video, in cui troverete anche il commento pinato in alto, in cui troverete il mio Instagram, l'Instagram di Vlad e i link ai nostri negozi in vivo. Per oggi è tutto e bella a tutti. Ciao.